Allora, due considerazioni. La prima per dovere di ospitalità, nel senso che non mi stancherò mai di rimarcare la solidità e la forza del progetto Assigeco Casa Alpi. Non è solamente perché ci giochiamo contro dallo scorso anno, però la tranquillità unita alla solidità ne fanno di questa, di questo gruppo, di questa squadra, qualcosa veramente duro da affrontare, difficile da affrontare, un ostacolo veramente difficile da affrontare e da superare. Detto questo, la seconda considerazione, credo che sia forse la prima partita interna in cui non c'è stata la presenza del presidente, di Adriano, che oggi non stava bene, però a mezzogiorno ci siamo sentiti e era molto vicino alla squadra e quindi è stata una cosa un po' particolare, per cui il fatto che abbiamo vinto, adesso non sappiamo se la prenderemo come cavallo o meno, però vabbè, siamo felici per questo anche. Venendo all'aspetto del gioco, Landi prima ha parlato del fatto che non ci siamo mai disuniti, abbiamo giocato insieme. Dal punto di vista dei numeri devo dire che aver prodotto 23 assist e finalmente essere riusciti a mantenere attivo il saldo tra gli assist e le palle perse è stato un qualcosa che mi ha soddisfatto molto. Devo dire soprattutto nel supplementare abbiamo preso un po' di fiducia, abbiamo cominciato a fare le cose, abbiamo costruito dei bei tiri. È chiaro che tutto questo è arrivato per gradi, ci siamo rimessi in partita alzando un po' l'intensità difensiva, volevamo andare a colpire alcuni giocatori in particolare e lo abbiamo fatto perché siamo andati a giocare contro San Rossi spesso, contro Alvin Young, perché sapevamo che erano giocatori che alla fine avrebbero voluto vincere e risolvere questa partita. E quindi questo era un po' l'obiettivo che siamo andati qualche volta a spada canestro anche con gli altri lunghi. In alcuni momenti abbiamo preso gli isolamenti, diciamo, di Victor, che ci hanno tenuto un po' vivi nel momento clou. Quindi devo dire che sono soddisfatto da questo punto di vista, perché abbiamo fatto quello che volevamo fare e ci siamo aggiustati anche bene durante la partita. Non mi è piaciuto per niente l'inizio dell'incontro, dove non era tanto il fatto che loro avessero prodotto dei canestri anche difficili, però era il fatto proprio che noi stavamo subendo un po' questo loro atteggiamento, anche dal punto di vista offensivo, dove avevo richiesto una maggiore aggressività, cioè attaccare ogni volta che c'era un possesso. Che dire, più il fatto che la prima volta, lo dicevo adesso, in spogliatoio ai ragazzi, che nonostante un'età che sembra così e così, però è abbastanza in là, e il fatto che sono quasi 40 anni che sono su un campo, in diversi ruoli, è stata la prima volta in assoluto che, finito la partita, mi è venuto da piangere, mi sono veramente emozionato, perché abbiamo vissuto, secondo me, un bel momento in cui la squadra ha fatto vedere che c'è, la squadra ha fatto vedere che ha giocato, la squadra ha fatto vedere che ci tiene, il pubblico ci ha seguito, e è stato veramente un qualcosa che dal punto di vista emotivo mi ha preso molto. Siccome credo che dire le cose che uno sente è molto più importante rispetto a dire le solite cose, mi piace rimarcare. Coach, diceva lei del pubblico, diceva di come vi hanno supportato. Il supporto del pubblico può essere stato un fattore in questo incontro? Cioè, se fosse stato un incontro fuori casa, forse sarebbe finito in modo diverso? Il fattore casalingo ha pesato in questo incontro, secondo lei? Può darsi, sì. Devo dire che è una squadra che ha bisogno di calore, perché comunque giocare in un ambiente caldo è importante per un giocatore. Per cui, che sia a casa o fuori, c'è bisogno che ci sia della confusione, c'è bisogno che ci sia qualcuno che pro o contro, che ci sia. È chiaro che sentire e avvertire la presenza dei nostri tifosi è una cosa determinante e fondamentale. Ed è fondamentale per chiudere questa stagione, che tra alti e bassi, tutto quello che è accaduto, è importante invece che si finisca facendo vedere che c'è una squadra che gioca, c'è una squadra che combatte, c'è una squadra che vuol fare le cose, e soprattutto alla fine mi è piaciuto molto il fatto che tutti quanti i giocatori erano disposti a giocare l'uno per l'altro. Lo predico da agosto, però è anche vero che nei gruppi bisogna avere un po' di pazienza, soprattutto quando un gruppo è completamente nuovo.
Però, ripeto, dobbiamo metterci in testa che noi siamo quelli che devono difendere come nell'ultimo quarto e nell'ultimo supplementare, altrimenti possiamo giocare anche contro chiunque e non vinciamo. Domenica avremo una partita durissima in casa contro Barcellona, che è un avversario tostissimo. All'andata ci ha fatto vedere quanto è difficile giocare in casa da loro. Saranno ancora più ostici come avversari, perché è una squadra esperta, con un allenatore che ha fatto 1000 volte questo campionato, per cui sa come mettere i bastoni tra le ruote. Però ripeto, l'essenziale è che noi riusciamo a mostrare sempre questa bella faccia, perché stasera secondo me abbiamo mostrato nel finale della partita una bella faccia veramente. Post partita di Dinamica Mantova, Sigeco Casalpusterlengo, siamo riusciti a portarla a casa con molta difficoltà, però siamo riusciti a portarla a casa ed è quello che contava all'overtime 91-78. Aristide, parlaci un po' della partita, quanto è stato difficile oggi battere questa Sigeco che si è dimostrata coriacea fino all'ultimo? Ma certamente sì, è anche stata una partita completamente diversa rispetto all'andata. Abbiamo trovato una squadra molto più fisica rispetto all'andata, dove all'inizio ci ha messo in difficoltà, perché siamo stati bravi a rimanere uniti di squadra, quindi comunque siamo stati parecchi minuti sempre sotto rispetto a loro, di qualche punto, all'inizio anche di, se non sbaglio, 12-13 punti. Siamo stati bravi a rimanere uniti e abbiamo fatto fino alla fine e abbiamo portato a casa. È una vittoria che è più importante dal punto di vista psicologico o secondo te della classifica, oppure di entrambi? Ma di sicuro di entrambi secondo me, però quello che abbiamo dimostrato, come abbiamo giocato a Torino, che siamo andati avanti di squadra, siamo stati sempre sulla stessa linea, cose che alcune volte in questo campionato non abbiamo fatto. L'ultima domanda, con questa vittoria, secondo te in percentuale che probabilità avete di arrivare ai playoff? L'idea è che devo pensare partita per dopo partita, quindi senza guardare, pensiamo alla prossima avversaria e poi vediamo. Post partita anche con Riccardo Moraschini, anche lui con l'asciugamano per evitare colpi di influenza come Landi. Ricky, una partita che siamo riusciti a portarla a casa all'overtime in modo molto, molto complicato, però siamo comunque riusciti a portarla a casa. Un avvio piuttosto complicato comunque quello della Dinamica, come diceva Landi, come ha detto anche Morea, si è andati sotto di 10-11 punti, come lo spieghi questo avvio? Non me lo spiego, ma in generale tutta la partita credo che abbiamo tenuto dei ritmi troppo bassi, e abbiamo camminato come hanno camminato loro e a metà campo abbiamo fatto fatica perché loro erano molto aggressivi, quindi credo che in generale quando noi alziamo il ritmo e difendiamo e corriamo siamo un altro tipo di squadra, non ce ne accorgiamo adesso, è dall'inizio dell'anno che ce lo diciamo e quindi credo che questo sia stato la differenza quando eravamo sotto di 10, abbiamo rimontato anche gli ultimi 2 minuti. Credi che la dinamica che si è vista nella parte finale dell'ultimo quarto e nell'overtime sia quella giusta per le prossime partite? Credo che sicuramente lo spirito è quello che dobbiamo avere per 40 minuti. Ripeto, eravamo troppo spenti all'inizio, l'ambiente era spento e quindi non si può iniziare una partita così quando se perdi è finita, quindi dobbiamo accenderci fin da subito e perché comunque giochiamo in casa, giochiamo davanti al nostro pubblico e delle occasioni così non si possono buttare via per un inizio o per un quarto metà quarto quarto giocato spenti. Ecco appunto, 4 delle ultime 5 partite la dinamica le ha giocate, le giocherà in casa davanti al proprio pubblico. Questo, come dicevamo prima con Morea, può diventare un fattore, può aiutarvi nell'arrivare ai playoff? Ma credo che il fatto di giocare in casa sicuramente ci potrà aiutare, ma la differenza lo fa l'atteggiamento. Se abbiamo l'atteggiamento dell'overtime, della rimonta, gli ultimi 2 minuti, 3 minuti, allora possiamo veramente fare 4 su 4. Se abbiamo l'atteggiamento spento e molto passivo dell'inizio, credo che ci sarà da soffrire, poi le partite vanno in un certo modo, quindi però insomma l'intensità e l'aggressività deve essere quella dell'overtime, degli ultimi 3 minuti.